Franco Marini e la Vessina d'Abruzzo, questo è il titolo del libro scritto da Maurizio Teodoro e Renzo Galerati, edito da Solfanelli e presentato nel pomeriggio di ieri al Palacongressi di Montesilvano. Dal sindacato ai ruoli di governo, così come di partito, Franco Marini ha rappresentato un'autorevole ed importante voce dell'Abruzzo. L'onorevole Sergio D'Antoni, a cui sono state affidate le conclusioni dell'incontro, ha sottolineato lo spessore politico di Franco Marini. Con lui ha condiviso un'importante pagina politica del nostro paese. Una grande occasione per ricordare da parte mia un grande amico e per apprezzare gli autori di questo libro che colgono alcune delle caratteristiche forti del rimpianto Marini, sia da sindacalista sia da politico che si afferma poi nelle istituzioni fino a raggiungere la presidenza del Senato e a sfiorare la presidenza della Repubblica. C'è un erede di Franco Marini attualmente? Attualmente non c'è, basta guardarsi in giro, non è per fare, poi ognuno ha le sue caratteristiche, quindi è chiaro che bisogna, non è per dare giudizi negativi su altri, dico che trovare insieme quelle qualità che aveva Marini oggi è un po' difficile, ecco, bisogna cercare tanto, chissà. L'incontro è stato moderato dal direttore di Rete 8, Carmine Perantuono, il quale, nel leggere un messaggio del senatore Michele Fina, ha annunciato che il libro sarà presentato nei prossimi giorni in Senato. Il libro è strutturato in due parti, il profilo nazionale, europeo, dello statista Franco Marini, la seconda parte è il deputato della Vestina, collegio allora Montesilvano Penne, in cui venne eletto per due volte l'onorevole Franco Marini. Io mi sono soffermato più sul secondo aspetto perché insomma ho vissuto da vicino l'esperienza di una personalità che pur avendo impegni nazionali ed europei riusciva a seguire quasi settimanalmente tutti i comuni del territorio vestino. Ma Franco Marini intanto è un abruzzese doc e lui questo lo ha sempre rivendicato, anche sedendo sugli scranni più importanti delle istituzioni italiane, essendo egli tra l'altro stato presidente del Senato. E questa sua abruzzesità passa attraverso la sua vestinità, perché lui sosteneva e sottolineava spesso di essere un vestino. D'altra parte noi ci troviamo, e questo libro ne parla ampiamente, nell'area in cui Marini fu eletto più volte parlamentare, e cioè l'area vestina.